che ci sta zitti, è meglio. Allora, stasera devo ringraziare Alberto Fabbri che si è reso disponibile a fare questa comunicazione sulle cose che lui nel tempo ha trovato, ha cercato. Lui è un grande ricercatore più che altro di aneddoti e fatti locali legati al territorio. È un grande collezionista, tra l'altro, perché ha una grandissima raccolta di foto antiche e di immagini storiche, che ha pubblicato in varie edizioni, in vari libri. E quindi stasera ci farà questa trattazione di questo tema. Anche dei diritti. Com'è? Anche dei diritti. È naturale, lui cerca il tribunale tutte queste cosette, per cui sono chi più meglio di lui. Sono più succosi. Allora, io prima di dargli la parola vi dico l'ultima comunicazione che devo fare. Ci sono dei punti. Qui c'hai un posto per te, guarda. E per te, te è stato riservato. Guarda. Grazie. Allora, sabato prossimo continueremo con Flavio Enei, direttore del Museo del Mare di Santa Severa, oppure Tirgi, in un argomento che dice gli antichi e il mare, esplorazioni oceaniche dei popoli antichi. Sono curioso di vedere queste esplorazioni oceaniche, è interessante. Allora, io non dirvi di altro se non che il tesseramento è aperto. L'altra cosa è che faremo le lezioni appena possibile, e poiché Paolo l'altra volta ve l'ha detto e ve lo ripeto, poiché lo statuto della nostra associazione prevede la possibilità dell'autocandidatura, quindi tutti i soci che avessero intenzione di presentarsi alle lezioni alle elezioni associative possono candidarsi, mettersi in lista e poi vediamo un po'. Quanto è il gettone? Parecchio. Io infatti sono arricchito da quando sono presidente dell'associazione. Aprire portafogli e contribuire a un'associazione. Come ha detto? Aprire portafogli e contribuire a un'associazione. Bravo, bravo, va bene. L'ultima cosa, va, ve la dico, è che stiamo lavorando alla edizione in diciamo così delle vecchie pubblicazioni, giornali, riviste, per trasformarle in digitale, e quindi noi cercheremo di fare questi CD, e in particolare ora sto trasformando in CD la collezione, la collezione completa del Risorgimento di Chianciano, che ha cominciato a uscire nel maggio 27 fino al 38-39, quindi c'ha tutti i numeri, e se manca qualcosa l'ho visto anche di no, allora prima il Risorgimento di Chianciano e poi Chianciano Termale, tutte e due inserti su Le Terme Riviere, che è una rivista edita a Pisa dall'editore Lischi, Dario Lischi. E che quindi, ora ho visto proprio ieri che il nipote di Darioschi ha regalato questa completa collezione a Montecatini, alle Terme di Montecatini. Quindi ora vedrò, una volta che vedo se manca qualcosa, andrò lì, se hanno già il supporto insomma, digitale, potrei riprenderli. Oltre a questo, naturalmente, a maggio presenteremo un'altra giornale che è uscito solo nel 71, che ha fatto l'Avis, che si chiamava l'Antisarchiapone, sì. E poi avremo intenzione via via di ristampare così questi giornali locali, che sono uno spaccato limitato a certi periodi, che però sono sintomatici di un clima che in quel momento esisteva, o anche dei contributi di informazione di certi periodi storici, anche termali, eccetera. Basta, non dico altro. Meno male, passo la parola a Alberto. Bene, questa serata si fa un giretto per i paesi intorno a Chianciano,
Forse c'è il tempo, ci fermeremo proprio per in un episodio avvenuto singolare, strano, simpatico, per certi versi, avvenuto a Tianciano. Sentite sul fondo? Sono episodi e fatti che in certi casi hanno anche un valore storico e sono trascurati, come sono trascurati certi monumenti che vedremo che invece hanno un riferimento preciso nella storia locale. Allora, si comincia col... Forse non ho capito. Ah, ecco. Si comincia con un fatto abbastanza clamoroso, avvenuto nel 1328. Questo è Castiglion d'Orcia, è uno dei tanti castelli del Senese. E, il giorno di San Benedetto di quell'anno, 1328, un centinaio di persone partirono da Castiglion d'Orcia, uomini armati di forconi, di falci, di bastoni, eccetera. Dove erano diretti? Erano diretti al Vivo d'Orcia. Al Vivo d'Orcia e precisamente all'eremo di Vivo d'Orcia, che ora poi si chiama Ermicciolo, che poi questi che dico io sono tutti suggerimenti per fare voi poi delle gite e dei confronti per andare a vedere questi posti. E che cosa facevano questi? Arrivarono su, interruppero la messa, l'eremo era gestito, era cioè di proprietà dei Camaldolesi, dei frati Camaldolesi. Interruppero la messa, depredarono la chiesa, presero quello che c'era di vivande, eccetera, più 100 maiali, cioè razziarono quello che potevano e se tornarono a Castiglion d'Orcia. Poi in seguito, oltretutto, cominciarono a sfruttare i terreni di proprietà dell'eremo. Questo episodio, evidentemente, che nelle fonti non è precisato, ma si capisce benissimo che era dovuto all'indigenza, alla povertà della popolazione rispetto a una certa agiatezza di quelli che vivevano nei conventi, eccetera, eccetera. Perché poi oltretutto questi conventi, erano, questi eremi, questi luoghi, erano piuttosto, avevano territori abbastanza vasti e quindi anche quelli che lavoravano questi terreni erano in povertà, eccetera. E questa situazione si protrasse anche per vari anni. I Camaldolesi non stettero zitti, si rivolsero al Papa e il Papa a quei tempi era, ma, diciamo, più volte non ascoltati, finché poi il Papa Benedetto, ora vi dico anche il numero, ma tanto questo non è importante, che era in Avignone a quei tempi, Benedetto XII, che fece? Si accorse della gravità di quello che era avvenuto e dette incarico all'abate di Spineto di istruire un processo proprio. E l'abate di Spineto sentì i testimoni, eccetera, eccetera, emise la sentenza. E mise la sentenza nei confronti di 14 maiores, cioè praticamente questa gente che andò su non era, era proprio anche la rappresentanza del castello di Castiglion d'Orcia. Chi è di Castiglion d'Orcia mi sembra, anche mi pare che i maggiorenti, quindi erano in testa a questo corteo di gente abbastanza arrabbiata, diciamo così. E quindi mise una sentenza nei confronti di questi maggiorenti ritenuti responsabili di aver sobillato appunto questa cavalcata, questa passeggiata, che poi è lunga, dal Castiglion d'Orcia all'Ermicciolo. Io l'ho fatto in macchina, mi sono stancato in macchina a momenti, non dico, a rendersi conto come questa gente a piedi sia portata fino all'assù. Allora, che cosa? La sentenza emessa dall'abate di Spineto diceva che dovevano restituire, abbandonare quei terreni occupati, la restituzione dei beni sottratti,
risarcimento dei danni indicati in 2300 fiorini, in mancanza sarà comminata la scomunica e l'interdetto. La scomunica, lo sapete, è una sanzione diretta personalmente a un soggetto, a una persona. L'interdetto era una scomunica generale, cioè veniva, per esempio, un paese, come avvenne per Castiglione d'Orcia, non si potevano più celebrare messe, funzioni, niente, era scomunicato il paese, era più generalizzato l'interdetto. E che fece l'abate? A questo punto la sentenza a Carlo Stolzi va notificata, perché questi erano contumaci, questi maiores erano contumaci. Allora ci vuole l'ufficiale giudiziario, insomma, quello che allora era, invece si chiamava il nunzio addetto all'abate di Spineto, eccetera. C'è anche il nome, si chiamava Guido Fucci, e questo poletto dovette andare a Castiglione d'Orcia a rendere pubblica nel paese questa sentenza. E con un cavallo andò su a Castiglione d'Orcia, nella piazza, cominciò a stendere il proclama e cominciò a tremare. Via via sta piazza si animava, sempre più gente, e la voce era sempre più tremula e lui sempre più incerto. Alla fine che successe? Era arrivato appena a metà della lettura, gli strapparono il bando di mano, ma non solo, lo rincalciarono, come si dice noi, a piedi, a pedate, a pugni, fino al fiume Orcia, eccetera. Allora la cosa diventò anche più grave, no? E quindi nuova sentenza dell'abate di Spineto, e stavolta colpì una sessantina di persone, comprese quelle che avevano malmenato il povero Fucci. E questa sentenza poi fu notificata in qualsiasi modo, o con bandi o d'altro, a tutti i paesi della zona, non solo, Bagno Vignoni, Castelvecchio, San Quirico d'Orcia e le Briccole. E le briccole, che c'era una chiesa, era un piccolo borgo. E le Briccole. Ma al nord? Sì, vicino alla Lina. Ah, ecco, sì. Castello di. Ecco, questo è l'eremo del vivo, eh? Questo è l'eremo del vivo. E queste sono le Briccole. Questa è la chiesa. Ci siamo stati. Sì. Attualmente la strada, l'ultimo tratto di strada è veramente infame, ci vuole un fuoristrada per andarci, oppure fermarsi e andare a piedi. Ma le Briccole che vengono, ecco, questo è l'albergo, diciamo così, l'ospizio, l'ospitaletto, perché è questo del. Qui c'è un pozzo che quando andammo con Adino Carpini era in queste condizioni, ora sarà anche peggio, vedete, proprio invaso dalla vegetazione, poi tutto cadente, il fabbricato. C'è, tra l'altro, lì c'è anche un cartello che rammenta quando passò la contessa, la Matilde di Canossa. Quindi, volevo dire, è noto anche all'ente turistico che c'è questa importante, questa che ha un valore storico, non solo perché ci si fermò. Guardate, 29 gennaio, ora questo. 29 gennaio su un giornale nazionale, 26 gennaio, un giornale nazionale, c'è una panoramica di tutti i siti storici e archeologici trascurati, abbandonati, e tra questi c'è anche le Briccole, è citato come luogo importante, perché da lì passò nel X secolo l'arcivescovo di Canterbury, ci soggiornò due volte la contessa Matilde di Canossa, e anzi proprio alle Briccole
emanò due importanti atti, anche uno riguardava una transazione che riguardava Maria San Salvatore, i beni eccetera eccetera. Ma le briccole sono importanti per un altro fatto che è avvenuto successivamente nel 1155. Arnaldo da Brescia era quel monaco famoso, un riformatore della Chiesa che a Roma imperversava e voleva contro la curia romana gli eccessi del papato, eccetera, che era veramente, diciamo, c'era una certa dissoluzione sotto tutti i profili morali, eccetera. E era un riformista che voleva riportare la Chiesa ai canoni, diciamo così, evangelici più stretti. Naturalmente fu perseguito e perseguitato e dovette scappare e girò vari paesi della campagna romana, poi finì a Campiglia Lurcia, che era sotto i conti feudatari, i visconti, e andò sotto Campiglia Lurcia, pensava di essere protetto, più diciamo così, non più soggetto ad essere catturato dal Papa, diciamo così, attraverso quelli che erano i suoi organi di polizia. E però non fece conti il nostro buon Arnaldo con un altro personaggio che in quel tempo era a San Quirico Lurcia, ed era l'imperatore Federico Barbarossa. Federico Barbarossa stazionava in San Quirico in attesa di essere incoronato imperatore a Roma dal Papa, e stavano trattando eccetera, il Papa, per saggiare, diciamo così, l'amicizia oppure la condiscendenza dell'imperatore, che fece? Mandò 3 inviati a San Quirico e i quali chiesero come pegno, diciamo così, che venisse loro consegnato l'Arnaldo da Brescia. E allora l'imperatore naturalmente assecondò la richiesta e ai suoi feudatari, visconti eccetera, impose di consegnare, e la consegna avvenne alle briccole. Ecco perché anche è importante. E quindi lì fu preso, secondo la storiografia ufficiale, Arnaldo da Brescia fu preso, portato a Roma, processato, impiccato regolarmente, il corpo bruciato, le ceneri disperse nel Tevere, eccetera eccetera. E qui finisce la storia di Arnaldo da Brescia. Però c'è anche una voce, una leggenda, qualcosa che fa trapelare che, per non recare il disturbo di portare un prigioniero vivo a Roma, l'abbiamo fatto fuori proprio lì alle briccole, e poi quella di Roma sia stata tutta una sceneggiata, o, trattandosi di preti, una messa in scena. Va bene? A Castelmuzio, per uscire da Val d'Orcia, c'è una... Queste sono le briccole, sempre le stellere, ma... sì, troppo avanti. Eccoci, questa, a Castelmuzio c'è questo monumento che è un misto tra diciamo così, sacro e profano, nel senso che in un unico monumento ci hanno messo questa parte qua, che è la cosiddetta pietra di San Bernardino, poi c'è sopra tutti i caduti della Grande Guerra in Italia, insomma hanno fatto una specie di condominio per rievocare l'una e l'altra cosa. San Bernardino, lo sapete che è il fondatore dei frati minori, e predicava in questi paesi, non solo a Siena, ma nei vari paesi, e faceva una specie di omelie o di catechesi sugli argomenti più
banali e importanti però per la vita sociale. Parlava di come educare figli, di come si devono comportare le mogli. Ora ve lo dico. Per esempio, sull'avarizia, ecco, faceva. Donne ribalde, che saranno state donne ribalde, un titolo di una... consigli sull'amore coniugale, poi le malelingue, un'altra l'educazione dei figli, appunto, eccetera eccetera. Nel 1425 a Siena, 6 maggio, si interessò di un fatto, insomma, di un problema sociale, che era quello del gioco d'azzardo. Anche se a quel tempo non c'erano le slot machine, il gioco d'azzardo era molto praticato, con dadi, con le carte, col cosiddetto girello, sarebbe stata una specie di roulette probabilmente. E quindi fece degli esempi, diciamo, a che cosa può portare quello che addirittura è una psicosi o qualcosa di più, diciamo, attenzione, come dicono alla televisione, attenzione, fanno la reclame del gioco d'azzardo, però state attenti, bambini, può provocare dipendenza, eccetera, eccetera. Vabbè, a Lucignano fece, per esempio, uno era questo qui, per esempio, a Lucignano un tizio che aveva perso parecchio, andò in una chiesa dove c'erano molte dipinture, diceva San Bernardino, c'era quella della Madonna, salì sopra uno sgabello con una daga, diciamo, fece uno sfregio su questo quadro. Poi si pentì, scese giù, accese un candelo, una candela per ripararsi, nonché arrivò il prete, vide questo sfregio e lo denunciò, e quindi al nostro povero giocatore, oltre ad aver perso, gli tagliarono una mano e gli cavarono un occhio, tanto per la vita. Ma anche peggio toccò, questa è la chiesa delle Grazie a Montepulciano, una cartolina vecchia, ora un po' modificata, ma certo non si riferisce nemmeno al periodo di cui a quest'altro episodio. Nella chiesa di questa chiesa, sulla destra, poi ci passerete tante volte, ora dopo questa mia indicazione, c'è una pietra proprio sulla destra, scritta in latino. Non vi leggo il testo latino, ma qui dice la traduzione. La mano di qui dipinta vergine ferì un giocatore, cioè un giocatore ferì... o cosa mirabile, ne uscì sangue. Da ciò di questo tempio l'erezione, il giocatore impiccato l'anno del Signore 1514, derivando nei frequenti miracoli, alzò l'ordine camerinitano in osservanza, la città poliziana in perpetuo la concesse il giorno 29 novembre dell'anno del Signore 1561. Questo giocatore, insomma, per lo scorno della perdita, come al solito, come quell'altro, con un coltello sfregiò l'immagine della Vergine, ma qui, oltre che più diversamente da quell'altro, qui ci rimise anche l'osso del collo. Ora, a questo proposito, qualcuno ha notato che forse queste pene erano sproporzionate rispetto all'atto delittuoso, al sacrilegio, eccetera. Però a quel tempo non si scherzava con la corte. Tant'è vero che proprio in quel periodo, l'anno prima, il 23 dicembre, in Firenze, leggo, Guasparri di Giovanni, detto Parrino, da Montepulciano, fu impiccato al ferro per ladro, quindi oltretutto nemmeno per omicidio, per ladro, alle ore 12, e questo si ruppe tutti e due capestri e cascò nella strada, fu raccolto da Birri e con nuovo capestro fu impiccato. Sì,
sì. Questa che vedete ora qui, per 5 minuti non parliamo dei delitti. Questa è a Sartano, è una delle due cappelle che sono vicine al cimitero di Sartano. Ce n'è una prima del XII secolo, che c'è un affresco non tanto di pregio, però dopo, proseguendo altri 200 metri, si trova questa cappella, e questa è chiamata della Madonna del Mal di Capo. Del Mal di Capo, la Madonna del Mal di Capo. Perché? Arrivo, eh. C'è una pietra in questa chiesa, c'è una pietra lì davanti, forse si vede, dove appoggiano, non è quella in alto, in basso, dove chi era afflitto da emicrania, eccetera, appoggiava la testa, pregava, e quindi era liberato dal dolore del mal di capo. Infatti diceva qui che questo luogo sacro a Dio, all'Immacolata Vergine Maria, allevia il dolore ai sofferenti di mal di capo. Quindi risparmiate in medicina, chi soffre di emicrania va lì, oltre a dire una preghiera alla Madonna, è risanato. Ma appoggiava il capo della pietra? No, lo appoggiava. Lo sa che probabilmente, lo sa che succedeva? Che sulla pietra fredda, delle volte, può darsi che c'era un effetto, diciamo così, non tanto diciamo così, di miracolo quanto di... Si resta a Sartano. Questo, siamo in centro a Sartano, vicino alla piazza del comune, eccetera. Dunque, questo è il palazzo dei signori Gabrielli. Questa è una famiglia nobile con tanto di stemma, eccetera, eccetera, che proveniva da Gubbio, e naturalmente si fece questo palazzo in tesse relazioni con le famiglie nobili di Sartiano, Fanelli, Goti, eccetera, eccetera. E singolarmente questo palazzo c'ha questa porta, lo vedete questa porta come alta rispetto? Sono 1,40 m dalla soglia al pavimento stradale. Allora ci sarà stato un errore, non sbaglio, ci sono due versioni su questa curiosità, diciamo così, anomalia, e cioè che poteva servire ai famigli del signorotto lì. Una volta sfrangato il portone principale, in modo per sicurezza, diciamo, per essere appunto non accessibile bene dalla strada. Un'altra diciamo, ipotesi, che poi è quella che ha preso campo e che dà il nome a questa cosa, è che da lì si facevano uscire, era molto più comodo fare uscire la bara di chi decedeva all'interno, e quindi è questa più suggestiva ipotesi ha avuto più fortuna, tant'è vero che si chiama la porta del morto. Della famiglia Gabrielli, di quella nobile famiglia Gabrielli, c'era uno che si chiamava Africano Gabrielli, che era praticamente era commissario di Rocca d'Orcia, questo è Rocca d'Orcia, no? Era commissario di Rocca d'Orcia, e quindi era quello che comandava questa rocca nel 1555, quando ci fu la famosa guerra di Siena. Qui Lascheri ha raccontato tante belle cose importanti e suggestive. Che fece questo
questo praticamente, questa Rocca Dorcia era uno dei tanti presidi della Val Dorcia, quando anche era stata occupata Siena, resistevano alle truppe imperiali, cioè quelle spagnoli, tedeschi, eccetera, eccetera, che sostenevano il Duca di Firenze, no? Di là invece la Repubblica di Siena era appoggiata a francesi, guasconi, eccetera. Questo africano Gabrielli che fece? Pur essendo il luogo per natura e per arte fortissimo, dice il testo, che fece? Capitolò spontaneamente senza difendersi. E un altro esempio di questa codardia, questo è il Castelluccio Bifolci, oggi detto Castelluccio La Foce. Sul fronte opposto, sempre alcuni mesi dopo, avvenne analoga situazione al Castelluccio. Qui il comandante era un certo Orobasso, Pasquino, detto Orobasso di soprannome, era caporale, ma caporale in quel tempo, quella di comandante, era più di sergente, comandava proprio anche agli ufficiali. Caporale vuol dire capo, insomma, a quei tempi. E questo Pasquino, detto Robasso, disponeva di munizioni, era provvisto bene di munizioni, di viveri, e poi c'aveva due archibusoni d'apposta, veramente sarebbe stata una specie di colubrine, non so, d'apposta, quindi non potevano essere portati, quindi piazzati, quindi era... E invece se ne andò a fuggì, abbandonando la fortezza alle milizie francesi, stavolta quelle che sostenevano la Repubblica di Siena. E questo fatto era, insomma, per il Duca di Firenze era grave, perché oltretutto poteva essere un posto, diciamo così, pericoloso per le milizie imperiali, eccetera. Tant'è vero che il commissario di Montepulciano, certo Antonio degli Albizi, che dipendeva dal Granduca di Firenze, che fece? Per precauzione lo prese, questo Orobasso, lo arrestò e lo teneva in attesa che il Duca gli desse il permesso di impiccarlo per tradimento. Vabbè. Però ecco, al Castelluccio non c'è testimonianza di questo episodio, nemmeno c'è testimonianza di un fatto anche più clamoroso avvenuto una ventina di anni prima del 1555, quando di lì passò il Papa Clemente VII, il quale aveva un grande appetito, non so se tornava da Val d'Orcia o se era diretto verso Roma, questo va un po' approfondito, per il momento non ho avuto tempo di... Insomma, in ogni modo pensava di fermarsi al Castelluccio per mangiare e rifocillarsi. Invece il Granciere, cioè si dice così, quello che comandava la Grancia, perché il Castelluccio era una Grancia, cioè una specie di fattoria fortificata, eccetera, gli negò l'ingresso. No, lui era un ghibellino fedele, eccetera, quindi il Papa era appoggiato da francesi e quindi non si entra. E il Papa fu costretto, dice, con molto scomodo e molto appetito a proseguire fino a Montepulciano, quindi non so se andò dal Pulcino, no. Però lì al Castelluccio c'è, ecco, non c'è nessun riferimento, documenti o pietre o d'altro che possa ricordare questi episodi, però c'è questo quadro. Questo quadro rappresenta Sant'Antonio Abate, il quale mica per scherzo che c'ha ai piedi, perché c'ha sempre un animale, Sant'Antonio Abate protettore, come tutti sanno, degli animali e dei campi, eccetera, c'ha un bel porcellino di razza di Cinta Senese. Che cosa si sa? Che si è solo in Toscana, Sant'Antonio Abate c'era Cinta Senese.
Negli altri paesi c'è un po' scendito e basta. Ma qui non si badava a spese, era più pregiata. Tra l'altro un suino femmina, diciamo così, è l'emblema di un paese sempre a noi vicino, cioè Scrofiano. E c'è, nell'emblema c'ha un suino di razza di città senese, Scrofiano. Qui siamo a Campo Orsevoli, si salta un paio di secoli. Questa è una fotografia recente, ovviamente, mentre quello di cui si parla è un fatto avvenuto nel 1709. La corte di Campo Orsevoli a quei tempi era contesa da Piccolomini, Baglioni, Tardeschi, eccetera. Era praticamente confinava da una parte con Cetona e dall'altra con Città della Piave, lo sapete, Campo Orsevoli sormonta la frazione di piazze, no? E questo feudo, chiamiamolo così, castello o fattoria, come volete, fattoria fortificata, fu acquistato per la metà da un patrizio fiorentino che si chiamava Niccolò Giugni, il quale poi si dette da fare e più tardi ebbe dal Granduca, che in pari era Ferdinando II, acquistò l'altra metà, insomma diventò, e anzi fu insignito del titolo di marchese di Campo Orsevoli. La situazione della Toscana a quei tempi, ecco, bisogna introdurre questo perché poi, finalmente siamo all'omicidio, chi è che aspettava? Era uno stato diciamo così, di situazione sociale e criminale molto, molto grave, nel senso che le opere erano pagate poche, le proprietà del clero erano molto, molto estese, gli stupri, gli omicidi erano all'ordine del giorno. Tant'è vero che in Campo Orsevoli, nella prima decade del 600, mi pare, furono già combinate 12 condanne a morte per il piccagione. No? A Campo Orsevoli c'era un vicario che aveva la giurisdizione per criminale, si diceva, no? Cioè emetteva sentenze penali, oggi si direbbe, allora criminali, che poi oltretutto è più esatto, vero Carlo, dire criminali perché si dice del crimine e non della sanzione del crimine, che è appunto penale, la pena. Questo vicario quindi appunto riuscì a, dovette combinare varie sentenze. Ora un fatto diciamo così abbastanza interessante dal punto di vista giuridico avvenne proprio nel 1709. Certo Andrea Morganti o Morganzi ammazzò il fratello con un colpo d'archibugio, un'archibusata, diciamo, un colpo d'archibugio, e naturalmente venne istruita dal vicario la causa penale e emise la condanna a morte di... Però era contumace il nostro amico Andrea Morganti, però quindi si scorrazzava nel territorio, eccetera, per non perdere il vizio, attentò la vita del Pievano di Monterseoli, eccetera. Alla fine fu catturato a Siena, fu catturato a Perugia e portato a Siena perché chi veniva condannato a pene reclusive di reclusione. Il marchese di Campo Orsevoli, c'erano le carceri, erano fatiscenti, quindi si prestavano all'evasione perché tutto era messo male, eccetera, non aveva i soldi per rimettere a posto e ristrutturare anche questa cosa. Quindi o erano mandati a chiusi in prigione o a Siena.
e, oppure a Radicofani. A Radicofani c'era il carcere, c'è tuttora, vero Carlo? Allora, che successe? Che questo praticamente che fece? Mandò la sentenza di condanna alla pena capitale per impiccagione all'auditore fiorentino, cioè praticamente è un organo giurisdizionale superiore il quale ratificò la sentenza alla pena capitale, e quindi si doveva procedere all'esecuzione. Ci fu anche l'exequator della consulta senese perché era detenuto Morganti in Siena. Quindi sotto sto profilo tutto andava bene, no? Quindi c'era solo da impiccarlo, se non che tra la corda e il collo di questo Morganti chi ci si infilò? Il consiglio medico di Siena, praticamente come sarebbe l'istituto di medicina legale, oggi è l'università, il consiglio medico. E che fece questo consiglio medico? Chiese che il corpo del condannato gli fosse consegnato per fare l'anatomia, perché allora l'anatomia si faceva solo, qui ci sono medici, si faceva solo sulle bestie, sugli animali, e quindi poi lo stesso Clemente VII che abbiamo citato, che poi oltretutto veniva fatto squartato, il corpo veniva appeso come se fosse un animale, eccetera. Clemente VII autorizzò invece che venisse trattato, diciamo così, sul tavolo, eccetera. Ma non si limitò a chiedere il corpo, pretese il Consiglio Medico di Siena anche che la esecuzione, invece che d'agosto come era prevista, venisse fatta nel dicembre, mese freddo, per poter conservare il corpo per più giorni. E chiese anche che invece che con l'impiccagione venisse strangolato perché se no potevano essere compromesse certe parti endocraniche, eccetera, eccetera. Allora qui sorge tutta una complicazione, no? Tra l'altro poi che successe? Che il povero marchese di Camporzevoli, secondo legge, avrebbe dovuto pagare il boia e i suoi aiutanti e pagare tutte le spese di detenzione, diciamo così, del condannato. E tutta questa cosa, e poi oltretutto questo collegio medico si vede che si avvalse di un bravo giurista, non so chi sarà stato, che fece a nome del condannato, impugnò questa decisione dicendo che il marchese non aveva il diritto di ius sanguinis, cioè non aveva il diritto di gladio, quindi non poteva nemmeno, insomma, una complicazione che alla fine poi che cosa successe? Si arrivò a un compromesso. Allora, il marchese rimase fermo sul modo di esecuzione, impiccagione, va bene? Va bene, fatelo pure a dicembre, e pagate tutte le spese, cioè quelle del boia, degli aiutanti e di soggiorno nelle carceri di Siena. E così appunto c'è un verbale che dice che finalmente il 14 dicembre 1709, di sabato, si fece giustizia e fu impiccato Giovanni Andrea Morganzi da Camporzevoli, marchesato del Marchese Giugni, per aver ammazzato un suo fratello con archibusata, e subito che fu impiccato fu portato all'ospedale da servi di detto ospedale per fare notomia pubblica. La fecero il pellegrinaio e il lettore fu il signor dottore Calvisi, con l'assistenza di molti dottori cerusici e altri, e duronno 8 giorni queste operazioni di anatomia. Comunque, alla fine dei salmi, il marchese di Camporzevoli che fece?
abolì nel suo feudo la pena di morte. Anticipo, non voglio più a che fare con tutte queste complicazioni. E infatti dice che ho fermamente stabilito che i miei vassalli, cioè i miei sudditi, siano in avvenire puniti con la sola pena della galera, anche in delitti più atroci del fratricidio, perché per non aggravarmi di spese, di fastidi e di amatissimi disgusti. E così il marchese di Camporsevoli, sia pure per motivi non etici, anticipò di 77 anni la legge leopoldina che il Granduca emanò e che abolì la tortura, sapete, e noi in Toscana veniamo gran vanto per essere stato il primo Stato, diciamo così, europeo conosciuto che abolì la pena di morte. Ogni tanto bisogna che guardi a scaletta, scusate un attimo. Oh, avete capito dove siamo qui? Siamo al bivio di Villa Bianca tra Chianciano e Montepulciano, tra Sant'Albino e Montepulciano. Non è tanto i cartelli di direzione importanti quanto quella croce che vedete. Questa croce, come questa per esempio, che invece è acetona di fronte a Cappuccini, e come tantissime altre che sono dalle nostre parti, sono chiamate croci di Febo. Chi era sto Febo? In verità Febo è un acronimo, perché, vedete, è un personaggio che si sintetizza col Febo, perché la sillaba F sta per fecit, cioè fece, erigere, Baldassarre o Odiberti, veramente si chiamava Audiberti, ma alla francese, poi vi dirò perché si dice che fosse di origine francese, questo personaggio strano. Questo personaggio che è a cavallo tra il XVIII e il XIX, cioè era nato nel 1759, c'era cioè morì nel 1852, 94enne, eccetera. Questo Febo, chi dice che era un ex ufficiale francese, chi dice che era un ex vescovo, insomma, questo girava dalle nostre parti e in Umbria, su a Castel del Piano, per esempio, e piantava le croci, il piantatore di croci, cioè non le piantava lui, in effetti, andava in queste comunità e vediamo un po' se è raffigurato, eccolo, e contadini, eccetera, lui era una specie di santone. Faceva capire che se i contadini non ricevevano una croce poteva andare male il raccolto, oppure potevano succedere disgrazie in famiglia. Fatto sì è che lui faceva tutte queste, con queste premesse faceva costruire queste croci, le metteva più che altro ai vivi delle strade, e poi la cerimonia consisteva in varie funzioni religiose, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, nei grazie del Granduca di Toscana, perché fu chiamato per guarire una della corte, una contessa. In effetti guarì, ma non so se per opera sua o l'altro, cioè, o per combinazione d'altro, tra l'altro. E questo girava appunto messo male, con un cappellaccio. Per esempio, se andate... Ecco, tanto per citare altre croci di Febo. Da Chiusi, scendendo da Chiusi, sì, città, dopo il bivio del Leone Carducci, cioè, prima della cosiddetta curva del dispensario, sì. Davanti c'è una croce, quella è una croce di Febo. C'è anche a Montallese, all'ingresso di Montallese. Montallese, poi c'è a Nottola, un'altra. E un'altra si dice che era
alla pietriccia, ma non c'è traccia, non c'è traccia di queste. Comunque per dire che un'altra, sì, a nostro l'ho detto, sì. E un'altra, oltre che a Cappuccini, a Belverde, è lì. Un'altra ancora è, ma non so se è quella originale o rifatta, secondo il Bologna di Sarcano è rifatta. San Casciano dei Bagni. Sì, per andare alla strada della montagna, San Casciano dei Bagni, posizionata bene con dei cipressi accanto, eccetera, perché lì c'è questa croce di Febo. E questo Febo, quindi, appunto, è una persona misteriosa, un po' derisa, un po' osannata, un po' venerata, eccetera. C'è anche un detto, per esempio, perché lui praticamente gironzolava, era ospitato anche dai signori. Quindi le male lingue della montagna, per esempio, dissero: Baldassarre a Oliberte mangia, beve e si diverte, pianta croce agli cantoni e alla barba di coglio, scusate. Comunque gli ultimi anni della sua vita, queste sono le scarpe di Baldassarre, vedete? Queste scarpe le lasciò al parroco di Cozzano, come reliquia. Gli ultimi anni della sua vita, 5 anni, era infermo, fu ospitato dal prete di Ottavo. Ottavo prende il nome da 8 miglia, da, non so se da Castiglione Fiorentino o da Arezzo, insomma. E nella chiesa, ecco, questa è la chiesa di Ottavo. All'interno della chiesa di Ottavo c'è una bellissima lapide che è dedicata al nostro amico Baldassarre. Per 5 anni di malattia, l'ultima parte, infatti dice: uomo misterioso nomato Baldassarre Oliberti Vercellese, di sacra erudizione fornito, specchio di povertà, di meraviglia e desiderio d'ordine ecclesiastico, eccetera, eccetera, sulle vie, sulle piazze, con l'esempio e con la parola, traendo i popoli a riverirle, suggellando la mano in se stesso, per 5 anni di malattia, con meravigliosa equanimità, vorrei dire, serenità, sostenuta dalle fratellevoli, invece che fraterno, cure, confortata dal parroco Domenico Polvani, ospitò nell'articolata nota canonica, morì l'8 luglio 1852 a 94 anni. Il corpo fu imbalsamato da 2 medici di Castiglione Fiorentino, perché si prospettava di santificarlo, no? Di beatificarlo, se non che in terra c'aveva protettori anche il Duca di Firenze, ma lassù non ce l'aveva, si vede, quindi non fu beato. C'è un po' di tempo, quindi si può. Posso, sì. Allora, questa qui è una giovine sposa di Castiglione del Lago. Chi c'è dell'Umbria? Quindi sconfiniamo. Allora, questo episodio tragico, poi vi dico chi è questa signora, avvenne nel settembre del 1911. Avete capito? Quella negata. Esatto. Dunque, nel 1911, certo... Questo è tragico. È tragico, sì. Si rientra nel tragico ora. No, si rientra. Adesso l'hanno commemorato i 100 anni. Sì, sì. C'era, era presente quando hanno lasciato quel monumento con l'occhio, Dopo lo fa vedere, infatti. Allora, certo, Giovanni Lana, insieme ad altri due
diciamo così, commercianti o ben abbienti. No, il proprietario lui era. Eh? Lui era il proprietario del battello. Lui e altri due. E due erano quelli che lo mandavano. Ma furono condannati tutti e tre. pensarono di istituire una linea di navigazione lacustre, no? Ora c'è Belle, Battelli, eccetera. E acquistarono un battello sul Lago Maggiore. Quindi lo portarono al Castiglione del Lago, cominciarono a fare le prove di questo battello, c'era un motorista che insomma era cattivo. Siamo a livelli di schettino. E quindi facevano delle prove sul lago, sempre un po' più lunghe. Una certa domenica, un certo giorno, la moglie di questo lana, Sandrina, Alessandra Fabroni, madre di tre figli, eccetera, con le amiche suggerirono si fa una gita a San Feliciano. Va bene, allora motorista, più uno, l'unico, 14 donne e un unico passeggero maschio, e poi c'era il motorista e un altro, un certo Fabroni mi pare, e cominciarono, partirono dal vecchio molo, mi pare che, ecco, ci sono ancora i resti di questo vecchio molo. E andarono sinonché cominciava a spirare una certa brezza, era il 9 settembre 1911. E non si parte. Non si parte con questa brezza. Lo so, dopo sì. Invece partirono e allora quando si alzò questa brezza, queste donne che ma no, ritorniamo indietro perché è pericoloso, cioè. Ora sembra che questo battello praticamente acquistato nel nord con la brezza, il venticello fresco eccetera eccetera, sembra che le fasciature di legno si siano ritirate e probabilmente siano create delle fessure tra una doga e l'altra, insomma. Fatto sì è che rientrarono, se non che cominciò a imbarcare acqua. Se non fosse da ridere, se non fosse che poi finì in tragedia, uno con una paletta e un altro col cappello cercavano di agghottare, come si dice, di vuotare il battello dall'acqua che si infiltrava sempre più. Ste donne si impaurirono, forse sbandarono, cioè, fatto sì è che sto battello sprofondò di poppa, diciamo così, e quindi queste donne non si salvano. I tre uomini sì, qualcuno su una tavola, uno un remo, eccetera. Queste donne anche impedite dalle lunghe gonne, eccetera, eccetera, fatto sia una tragedia, si vedevano solo gli ombrellini galleggiare. Lì. Una donna si accorse di questa cosa, chiamò, però furono ripescate tutte. Tutte morte queste. Anche madre e figlio. Sì. E fu un fatto naturalmente che scosse. Questo è il funerale avvenuto il 10 settembre. Il funerale, sì. Poi forse a spese del comune. Nel cimitero, vero signora? Nel cimitero c'è una cappella. Sì, il comune gliela fa. Ecco, una cappella dedicata proprio con i nomi di tutte queste 14 giovani, poi tutte donne giovani. Tutte donne giovani, sì. Sì, tutta la popolazione. Poi ci fu il processo naturalmente per omicidio colposo nei confronti dell'ANA e di quelli che poi erano soci occulti, ma sapeva che era. E quindi tra l'altro la difesa cercò di mediare, però furono condannati per omicidio colposo a un anno e sei mesi di reclusione in primo grado dal tribunale di costò moltissimo perché era un grande proprietario. Infatti il lana si distanguò perché sì. Poi naturalmente furono condannati al trattamento
nei confronti delle famiglie delle vittime, no? E quindi l'ANA si distanguò, tanto è vero che c'è un episodio che lui tornava in treno, tirò fuori l'orologio, c'era un signore nello scompartimento, dice, bello questo orologio, e lui disse, è l'unica cosa che mi rimane, e cominciò a narrare quello che era successo. Per l'appunto quello era un funzionario, un altro funzionario di una banca, che non mi ricordo chi era, eccetera, che gli consentì piano piano di sovvenzionarlo nella fase di risarcimento alle vittime. E l'episodio creò naturalmente tanto, fu clamoroso, che anche nelle fiere dopo girava questo volantino, vedete? Questa è rara, è la sera che fecero la commemorazione, le chiedo scusa, però una bellissima commemorazione. Sì. Non avevano questo, chiederlo, perché ci è rimasto. Vede che c'è un documento importante, sì, che non ci avete voluto. Voglio dire all'ultimo rampollo che si chiama. Anzi, ce l'ho qui. È questo qui, tra l'altro ora ve lo leggo tutto, ma sapete che prima praticamente, non essendoci quarto grado eccetera, che seguite secondo voi ogni sera su delitti che avvengono in Italia eccetera, e allora il fatto che era molto sconvolgente, tragico eccetera, e quindi erano questi cantastorie che con questi volantini nelle fiere, nelle piazze, eccetera. Tra l'altro, quali grida si sente cheggiare, sono grida che destan terrore, quelle giovani e balde signore strette insieme sull'onde cascò. Quelle giovani cascò, tanto per dire che invece di cascare, no? Per far rire. Giunti appena, racconta la disgraziata con le lacrime agli occhi nel cuore, i parenti con grida strazianti, non appena quei morti fu estratto, nel vederli col viso contratto, a chiunque destava anche tanto. Ma non so Daria, non la so Daria, se no veniva fatta bene. Veniva fatta bene. Si ritorna in Toscana, vicino a noi, Torrita di Siena. Questo è. Avete presente a Torrita dove fanno la corsa dei somari, dello sferisterio, che c'è il muraglione, eccetera. Al lato così c'è questa specie di cappella con un cancello, eccetera. Questo era l'oratorio dell'ospedale di Torrita di Siena, l'oratorio. Notate bene, questo. Che successe a Torrita di Siena nel 1923, quindi ci si avvicina ai giorni nostri, Accadde che il presidente dell'ospedale, che era Don Giulio Savelli, torritese appunto, che fece? Io qui in questo libretto, per esempio, ora scusate con una parentesi, no? Ho citato una lettera di Santa Caterina, sapete che lui le scriveva, lei dettava, eccetera. Adunque, questa lettera, adunque bene inebriarsi di questo prezioso sangue di Cristo per continua memoria, poiché tanta utilità ne seguita. Questa lettera diretta alla priora e monache di Santa Agnesa da Monte Pulciano, staccato. Allora dicevo che questo Don Giulio Savelli interpreta questa utilità che viene dal sangue del creatore in una maniera un pochino personale, tant'è vero che il sangue del Redentore è il titolo di questa lunetta
di questa lunetta in marmo di Carrara che figurava un tempo laddove ora, tornando indietro, c'è questa copia, c'è la copia in ceramica, vedete? Invece era qui. Allora dice, la portiamo dentro la direzione per cautela, non si sa mai. Però lui sapeva che dice, provvisoriamente la mettiamo nel mio ufficio, nella direzione dell'ospedale, però la sede era solo provvisoria. Allora che successe? Successe che poi questa lunetta è di Donatello o della scuola di Donatello, quindi è un'opera d'arte preziosissima, di valore. Cioè, per sicurezza la mettiamo nell'ufficio. Però da lì prese un'altra strada. Che fece? Il sacerdote, qualcuno a Torrita, e forse un eminente personaggio, di cui non dico il nome perché aveva capito che quest'opera valeva parecchio. Allora era amico questo personaggio eminente di Torrita con uno scultore, professore che insegnava all'Istituto delle Arti di Siena, certo Fulvio Corsini, e disse, fa una copia di questa lunetta. Infatti lui si mise lui e fece una bellissima copia, poco distinguibile addirittura dall'originale. Allora che fece Don Savelli? Sostituì l'originale con la copia. E l'originale che fece? Prese la strada di Firenze e fu venduto a un antiquario fiorentino per 100.000 euro, per 35.000 lire. L'antiquario si chiamava Giuseppe Vitali. 35.000 lire e Corsini 3.500 lire. A questo punto che successe? Che qualcuno in Torrita a Moscoli questa cosetta, per cui nel 26, dopo circa due anni, un commissario di sicurezza di Siena, certo Achille Chiocca, incominciò a interrogare Don Savelli e altri Don Savelli disse, ma io purtroppo ho bisogno per ristrutturare l'ospedale, qui avevo spese, eccetera, eccetera. Di queste spese non c'era nessuna documentazione, né erano visibili le presunte opere reinvestite nell'ospedale di Torrita. E allora cominciò praticamente con incriminati, tanto lui che lo scultore, che anche il cosiddetto ricettatore, insomma questo antiquario fiorentino. Però questa originale non si trovava, perché nel frattempo era stato rivenduto. E tanto è vero che indagavano ecco, per esempio, questo è uno stralcio del giornale La Nazione, vedete? Gli accertamenti a polizia del basso rilievo dell'ospedale Torrita si troverebbe nella collezione di un certo collezionista, professor Costantini, eccetera. Beh, alla fine però questa opera fu finalmente ritrovata e nel 1938 il prefetto la riconsegnò all'ospedale di Torrita. E nel frattempo poi che è successo, che i tre incriminati forse non ho saputo esattamente, non è riuscito nemmeno all'archivio di Siena come andare a finire questa prescritto, forse amnistiato, non lo so. E quindi questa opera è ritornata a Torrita. Questa per esempio mi pare che è la copia del Corsini, vedete? Fatta bene. Allora, a questo punto che succede? Che queste due, l'originale e la copia, sono dentro la chiesa, in piazza lì accanto al municipio, a Torrita. Sono messe una sopra l'altra, poi c'è un bigliettino. Donatello, cioè la data. Epoca 1425/1430, bassorilievo su pietra.
non c'è scritto nemmeno qual è l'originale e qual è la copia. Quindi chi visita, potete andare, è vero Gianni che vieni a fare un'ispezione e quindi ecco praticamente questa stranezza, no? E lì poi nell'oratorio dove era l'originale c'è un'altra copia brutta in ceramica che avete visto all'inizio, figlio della storiella. C'è tempo per ma Chianciano? Eccolo. Se no si è fatto tutti dintorni, diciamo, nessun delitto, nessun omicidio, nessuno stupro, nessuna strage, anche se sono successi dei tempi, eccetera. Questo è l'albergo Bristol che non c'è più, ed era a metà del Viale Roma, non dove è ora il condominio Bristol, dove io trovo. Ma era più avanzato perché il Viale Roma non era a corsie raddoppiate, era solo quella che dalla parte dell'Hotel Patria a Milano si scende giù. Il Bristol arrivava, occupava quella parte che poi ora demolito è stata adibita poi dall'altra corsia del Viale Roma. Qui c'era anche qual è? Com'è che si fa qui? Ho parlato e da quando mi ha dato l'istruzione mi sono dimenticato. La freccia questa. Questa piccola, piccolina rossa. Questa piccola? Sì, no, sopra. Qui c'era anche l'agenzia del Monte dei Paschi. L'albergo Bristol nel 1940, tra l'altro era di proprietà del mio nonno materno, ma questo c'entra niente, era gestito da un certo albergatore Torquato Trovati, il cui genero era Umberto Naldini, segretario del fascio a Chianciano. E nell'agosto del 1940, ma forse anche nel luglio di quell'anno, insomma, all'albergo Bristol furono portati quelli che noi diciamo i prigionieri inglesi. Altre fonti dicono che erano diplomatici inglesi che erano addetti all'ambasciata inglese di Belgrado, quindi. Secondo un'altra versione sarebbero stati degli ufficiali, altri ufficiali catturati nelle prime scaramucce in Africa settentrionale, eccetera, eccetera. Vabbè, c'erano questi ufficiali inglesi che praticamente invece che essere, erano praticamente in villeggiatura, diciamo francamente, perché erano blandamente diciamo sorvegliati da uomini della pubblica sicurezza, dalla questura di Siena e da carabinieri. Questi poliziotti e carabinieri erano in borghese. Io che non sono giovanissimo, mi ricordo benissimo che venivano portati a spasso lungo la strada della Macerina, c'erano due persone davanti con la giacca così, era caldo, in borghese, due dietro, e questi non erano incolonnati, ma erano così un gruppo di turisti, non si confondevano le guardie con i prigionieri o quelli che erano. E tant'è vero poi il personale dell'albergo, oltretutto arrivavano dei pacchi con cose preziose dall'Inghilterra, sigarette eccetera, quindi ne giovavano anche quelli del personale dell'albergo. E che fosse, diciamo così, una sorveglianza abbastanza così signorile, come volete chiamarla, eccetera, lo dimostra anche il fatto che il 5 agosto
il prefetto di Siena ha risposto a un fonogramma inviato lo stesso giorno dal commissario prefettizio di Tian Shan. Non c'era il podestà, c'era Silvio Giove, commissario prefettizio, e telegrafava: nulla osta che il maggiore E.T. Max Simon Everard conferisca telefonicamente con la moglie Enrica a Eisenach, numero 3267. Quindi consentivano anche queste comunicazioni dei cosiddetti prigionieri. A quei tempi poi la stazione termale, nonostante fosse entrata in guerra il 10 giugno, nonostante ciò c'era i forestieri, i curandi, era tutto pieno di anciano, sia pure nei limiti ristretti, diciamo così, della meno consistente, diciamo, struttura alberghiera, perché c'erano i grandi alberghi, e quindi c'era parecchia gente. Al Salone delle Terme, disgraziatamente abbattuto per far posto a quello che c'è ora, perché questo era più grande, più funzionale, eccetera. C'era anche il palcoscenico, nel mezzo la pista da ballo, e il bar è qui alle spalle nostre, eccetera, eccetera. Bellissimo questo, come tutto il complesso, diciamo, si è abbattuto nel 1950. No? A quei tempi veniva a Tian Shan. Il ballo era stato abolito, sapete, in tempo di guerra non si ballava, era abolito. Però gli spettacoli venivano fatti ugualmente, opere ed altre, eccetera. Veniva a Tian Shan un famoso soprano, Toti dal Monte, veniva tutti gli anni, frequentava Tian Shan, diciamo così, iniziando quella, diciamo, teoria di cantanti lirici, che poi veniva il tenore Gino del Signore a quell'epoca, poi nel dopoguerra Ferruccio Tagliavini, Mario del Monaco, eccetera. Ora non ce l'abbiamo più questi personaggi di rilievo che danno lustro alla stazione termale. Vabbè. Comunque Toti dal Monte, quando era via per cura, si esibiva il concerto, cioè accompagnato dal pianoforte, no? Una o due volte durante il periodo che era qua, molto probabilmente non prendeva cascello, cioè si esibiva gratuitamente, era corteggiata da tutti, naturalmente il personaggio famoso, lei era stata una grande Lucia di Lammermoor, poi ebbe fortuna quando era in Brasile, fu richiamata da Toscanini per fare la Gilda nel Rigoletto, insomma a quei tempi era una, come Renata Tebaldi, diciamo così, dopo. E quindi era previsto un concerto Toti dal Monte al Salone delle Terme. Il capo delegazione di questi prigionieri o diplomatici, che dir si voglia, inglesi, chiese al Naldini, che poi Naldini, ve l'ho detto, era il genero del gestore dell'albergo visto, chiese al Naldini di poter assistere a questo concerto. Lui acconsentì, anche se era in ora serale, dopo cena, quindi la questione della sorveglianza era un pochino più accurata, più attenta, e comunque portarono questi inglesi al Salone delle Terme in prima fila. A che successe un pasticcio? Tanto bisogna riportarsi al clima del 1940. A Maria Pellius, Dio stramaledica gli inglesi. Cioè Maria Pellius era uno che faceva il commentatore la sera alla radio, e era un accanito proprio anti-inglese, certo. Mi ricordo che esisteva anche un distintivo piccolo che c'era scritto Dio stramaledica gli inglesi. Insomma, c'era una campagna anti-britannica, diciamo così, parossistica, ecco, diciamo, la perfida Albiona, il popolo di cinque pasti, si diceva. Quindi, che poi tra l'altro, poi dopo sotto sotto c'era il carteggio Churchill Mussolini, che era tutto un altro discorso, quindi per il popolo la propaganda, poi sotto sotto c'era tutto un altro discorso. Vabbè. Allora a questo punto, quando tra il pubblico
si sparse la voce che questi erano gli inglesi, ci fu che protestò, cominciarono a fischiare, fuori gli inglesi. E Naldini cercò di calmare la situazione, salì sul palcoscenico, ma vedete, io ho fatto questo perché confidando che i nostri prigionieri abbiano un trattamento analogo, che poi non era vero niente perché sappiamo come hanno trattato, era un trattamento analogo, quindi chi vuole restare resti, chi vuole andare se ne vada. Parecchi se ne andarono, rimase poca gente, oltre gli inglesi rimase. Nel frattempo Totti del Monte aspettava dentro il camerino e sapesse dove cantare o non cantare. Alla fine ci fu il concerto, rimasero gli inglesi e pochi del pubblico italiano. Il Naldini passò i suoi guai. Io ho conosciuto il suo figliolo Alberto Naldini, il quale però, quando sbaglio, di sicuro fu rimosso dalla carica di segretario del fascio, questo sì. Il figliolo dice che fu espulso dal fascio, però dice da parte di Alessandro Pavolini. Non è vero niente, perché Pavolini in quel tempo non era segretario del fascio, era un certo Adelchi Serena dopo Starace, ma sicuramente fu rimosso dalla carica che aveva. E poi fu riabilitato durante la Repubblica Sociale, anzi da Chiurco lo nominò segretario del fascio repubblicano a Giancio, che poi Naldini era uno dei gerarchi della prima ora, di quelli di Firenze, insomma un tipo che gli stessi gerarchi giancianesi non amavano, diciamo così. No. Ecco, questo è Toti dal Monte, vedete? Toti dal Monte con le autorità di Tianciano. Questa è la maestra Nelly Morvirucci, questa è la maestra Domenica Batelli, questo dovrebbe essere Lorenzo Cesaroni, questo è Adolfo Landi, questo qui è Adolfo Morvirucci, il Naldini è questo qua. Questo qui è certo Giuliani, che era direttore dell'azienda autonoma di cura. La prima sinistra chi era? Questa qui? Sì. Questa è la maestra della Maglianella, non me lo ricordo come si chiama. Era una maestra... Mi sfugge. Questa è Luciana Batelli, questa è Ananda Lazzarini, guarda Franco. Questa è Toti dal Monte, questa è la soprano Toti dal Monte, sì. Qui è la quarta di tutti. Quale? Questa qua? No, quella che è questa? Questa è la maestra Domenica Batelli. Cioè Domenica Batelli, sì. Sposata alla Zerini. Va bene. Siamo alla fine. Voglio dire. Ah, piccola cosa. Tra i poliziotti che sorvegliavano, diciamo così, tra virgolette, qua sorvegliavano, perché poi c'era un capitano dei carabinieri, un commissario di Siena, della pubblica sicurezza, eccetera. C'era un certo Antonio Meoli, il quale conobbe una ragazza chiancianese che divenne sua moglie. Qui abbiamo Isabella Meoli, quindi i prigionieri. Gli inglesi di Tianciano hanno a che fare anche con questa simpatica, diciamo così, nota conclusiva. Io ho finito, se c'è qualche domanda. Grazie Alberto. Grazie di esserci stato. No, io spero di non aver annoiato. E nessuno che non domanda niente?
Meglio così. Da prima.